Un cordialissimo saluto a tutti voi e benvenuti alla terza e ultima delle lezioni di filosofia 2019 che, come sapete, è la Cooperativa Cattolico-Democratica di Cultura, in collaborazione con i Padri della Pace, dedica anche quest'anno al problema del male su cui da sempre l'uomo non smette di interrogarsi. Tale problema implica riflettere su che cosa sia il male e quali siano le forme principali in cui esso si manifesta, in particolare il male morale, il male naturale e la sofferenza. Oltre al che cosa, la domanda sul male riguarda anche e soprattutto il suo perché. Perché cioè l'uomo fa il male e perché l'uomo, in particolare il giusto, deve soffrire. Forse, come diceva Luigi Pareyson, la disperata domanda perché tanto male nel mondo, perché tanta malvagità e tanta sofferenza, non è che il rovescio della domanda fondamentale della filosofia, cioè perché c'è l'essere e non piuttosto il nulla. Come ho già avuto modo di dire nelle prime due lezioni, l'uomo che non riesce a rispondere a tali questioni, ma che insieme non può non continuare ad interrogarsi intorno ad esse, le pone a Dio. Forse perché, considerandole così radicali, si aspetta una risposta dalla radice dell'essere. In proposito, si tratta di capire però con Paul Ricoeur come si possa affermare insieme e in modo non contraddittorio che Dio è onnipotente e buono, ma che tuttavia il male esiste. Ma forse, come ci insegna lo stesso Ricoeur, oltre a chiederci perché il male e da dove viene il male, è opportuno anche chiederci che cosa fare contro il male, interrogandoci quindi non solo sulla sua origine, ma anche sull'azione adeguata per opporci ad esso. Dopo aver ascoltato nella prima lezione il professor Barzaghi, che ci ha spiegato tra l'altro come per Tommaso nel mondo creato da Dio anche il male, inteso come privazione, a posto, essendo esso legato alla corruttibilità di alcuni enti ed è permesso da Dio per l'equilibrio dell'universo e per ottenere un bene migliore, la settimana scorsa il professor Poma ci ha spiegato come la filosofia di Leibniz, in riferimento alla teodicea, ovvero alla giustificazione di Dio di fronte all'esistenza del male all'interno del migliore dei mondi possibili da lui creato e in rapporto anche al male metafisico, morale e fisico, la filosofia di Leibniz, dicevo, sia capace di restare entro i limiti del pensiero razionale senza per questo annullare la realtà del mistero, anzi fondandosi essenzialmente su una difesa razionale del mistero stesso. Ricordo che le video interviste ai primi due relatori sono già disponibili sul nostro sito www.ccdc.it. Passando all'incontro di oggi, si può brevemente ricordare che Arthur Schopenhauer, vissuto tra il 1788 e il 1860, fa del problema del male l'unica questione veramente importante della filosofia, la quale non è altro che il riconoscimento del male esistente nel mondo e insieme il tentativo di eliminarlo. La realtà per lui non è che la manifestazione di un unico principio cieco e del tutto irrazionale, ossia la volontà metafisica. L'inutile divenire senza fine e senza scopo ad essa sotteso rivela l'intimo male dell'esistenza. L'uomo, che come ogni altra cosa è volontà, una volontà però consapevole di sé, si rende conto in questo modo che la sua vita è connotata dall'orizzonte intrascendibile del dolore. Chi non ammette tale male è non soltanto falso o illuso, ma anche cinico. Schopenhauer afferma nel mondo come volontà e rappresentazione, la sua opera più nota: l'ottimismo, quando non sia chiacchiera vuota in bocca di persone il cui stupido cervello sia capace soltanto di parole, mi sembra un'opinione non soltanto assurda, ma veramente empia, un odioso dileggio di fronte alle inesplicabili sofferenze dell'umanità. Il mondo esistente è così il peggiore dei mondi possibili perché non ne potrebbe esistere un altro contenente un male maggiore. Per parlarci del problema del male nel pensiero di Schopenhauer, abbiamo chiamato il professor Giuseppe Invernizzi, che è associato di storia della filosofia contemporanea presso l'Università degli Studi di Pavia
e che fa parte del Comitato Scientifico del Centro Interdipartimentale di Ricerca su Arthur Schopenhauer e la sua scuola presso l'Università del Salento. Tra le sue pubblicazioni, Il pessimismo tedesco dell'Ottocento, Schopenhauer, Hartmann, Bunsen e Mindländer e i loro avversari, Invito al pensiero di Schopenhauer, una guida molto interessante di introduzione all'opera dell'autore tedesco. Ha inoltre curato i volumi di Lucia Franz, Ricordi di Schopenhauer privato, e dello stesso Schopenhauer, Orazione in lode della filosofia. Ricordo, come già l'altra volta, che gli studenti presenti che fossero interessati a ottenere i crediti scolastici si possono rivolgere a me o al dottor Filippo Perini, nostro presidente, per avere la certificazione, e ricordo anche a coloro che fossero intenzionati ad essere informati sulle nostre iniziative che possono lasciare sempre al dottor Perini in sala il loro indirizzo mail. Caro professore Invernizzi, siamo molto contenti che abbia accettato il nostro invito e soprattutto molto lieti di poter ascoltare. Grazie. Grazie. Grazie, ringrazio per l'invito che ho accettato molto volentieri, ringrazio il pubblico che ascolterà queste mie parole non tanto confortanti e inizio a parlare appunto di Schopenhauer. Allora, dividerò la mia chiacchierata in tre parti. La prima parte cercherà di illustrare che cos'è il male per Schopenhauer. La seconda parte cercherà di illustrare quali conclusioni si devono ricavare circa la struttura complessiva della realtà dalla presenza così pervasiva di questo male. E infine, nella terza parte, darò qualche indicazione su come Schopenhauer ritiene l'uomo debba atteggiarsi se ci sia una qualche forma di liberazione, di possibile liberazione da questo male. Allora, il primo punto, che cos'è il male per Schopenhauer? Dunque, Schopenhauer ha una concezione che possiamo dire soggettivistica dei valori, nel senso che, riprendendo una tradizione che, per fare un nome, risale fino a Hobbes, sostiene che il bene e il male sono determinati da ciò che l'uomo vuole o da ciò che l'uomo non vuole. Tutto ciò cui l'uomo appetisce, che l'uomo cerca di raggiungere, che cerca di conseguire, viene considerato bene. Tutto ciò che l'uomo cerca di evitare, di rifiutare, di fuggire, è il male. Quindi, diciamo, è una prospettiva naturalistica, come molto semplicemente vanno le cose, diciamo. Allora, il fatto è che la realtà per Schopenhauer presenta molti, molti aspetti che l'uomo non vorrebbe fossero così, che l'uomo cerca in varia misura di rifuggire. In primo luogo, l'uomo è sgradevolmente colpito dalla brevità dell'esistenza. L'uomo vorrebbe vivere a lungo, ad essere felice e non riesce ad essere tale. Il tempo scorre rapidamente. L'uomo cerca con ogni mezzo di evitare tutti i pericoli che lo possono condurre alla morte, ma con un'espressione famosa, dice Schopenhauer, noi guidiamo la nave della nostra esistenza con ogni cura, cercando di evitare scogli rapide e quant'altro, ma siamo sicuri che alla fine non arriveremo a un porto, ma ci sarà il naufragio della morte, cioè il cessare di questa vita. Tutta la nostra preoccupazione, tutta la nostra cura nel condurre la nostra esistenza deriva dal fatto che siamo continuamente minacciati da malattie, sofferenze, dolore, fame. Schopenhauer vive nella prima metà dell'Ottocento, quando la miseria era molto diffusa fra tutte le classi sociali più meno fortunate, che erano numerosamente assai rilevanti. Schopenhauer aveva una viva coscienza di questa situazione, aveva una viva coscienza della situazione di assoluto privilegio in cui lui poteva vivere. Schopenhauer aveva ereditato una fortuna abbastanza cospicua da parte del padre e che gli ha consentito per tutta la vita di vivere di rendita, rinunciando anche alla carriera universitaria quando questa aveva presentato delle difficoltà che gli apparivano insormontabili. Allora, dobbiamo cercare di evitare tutti questi mali parziali, questi inconvenienti della vita,
per la maggior parte della gente, per i poveri, i proletari, queste difficoltà sono molto molto gravi. C'è una espressione che viene citata spesso per attribuire a Schopenhauer una particolare sensibilità sociale, che forse è un tentativo un po' esagerato. Schopenhauer dice lavorare 12 ore in una fabbrica in mezzo al fumo, alla polvere, eccetera, per potersi comprare un tozzo di pane per mangiare è il caro prezzo che la maggior parte della gente deve pagare per continuare a vivere. Quindi lui aveva questa coscienza. Queste sono le condizioni oggettive, diciamo, di contorno della vita umana che rendono difficile l'esistenza. Ci sono poi, per così dire, delle condizioni soggettive, cioè la natura stessa dell'uomo. Schopenhauer non aveva affatto un'opinione positiva dell'uomo in generale. Anche qui il punto di riferimento è Hobbes, l'espressione, lo stesso Hobbes però, come sappiamo, aveva una tradizione latina ben più lontana, più dietro di sé. Homo homini lupus, ogni uomo è un lupo, assume un atteggiamento aggressivo e violento nei confronti degli altri uomini in una condizione normale. Egoismo e crudeltà, secondo Schopenhauer, caratterizzano la condizione media degli individui. Qui si oppone Schopenhauer, sosteneva di essere un filosofo che aveva come interlocutori gli autori del Settecento, Kant, Voltaire. Per lui la filosofia tedesca idealistica, Fichte, Schelling ed Hegel, non esistevano, erano anzi da considerarsi una follia a cui solo i tedeschi avevano creduto. E quindi i suoi interlocutori sono gli autori del Settecento. Da questo punto di vista Schopenhauer non condivide quella larga corrente di pensiero settecentesca che riteneva che ci fossero negli uomini delle virtù sociali, cioè una tendenza dell'uomo a un atteggiamento quantomeno benevolo in certe circostanze rispetto agli altri uomini. Questa non è l'opinione di Schopenhauer, gli uomini sono in genere cattivi l'uno nel confronto degli altri. Se appena possono cercano di danneggiare gli altri a proprio vantaggio. Questo deriva, questo atteggiamento, questa caratteristica umana è ancora più angosciante per Schopenhauer, in quanto l'uomo, per usare un termine di Schopenhauer, ha un carattere immutabile, ovvero non è migliorabile, non è correggibile. Come nasce, tale muore. Se è cattivo dalla nascita, se è un criminale dalla nascita, criminale rimarrà fino alla morte. E Schopenhauer combatte duramente quelle prospettive che si facevano avanti di una della carcerazione, o di comunque delle pene che fossero che mirassero a una rieducazione, a un miglioramento morale dei condannati. Secondo Schopenhauer questo è assolutamente impossibile: come uno nasce tale muore, e quindi se uno è un ladro continuerà a rubare, quindi non c'è niente da fare. E questo è un aspetto molto cupo della sua antropologia. C'è di più, l'uomo non solo è aggressivo nei confronti degli altri uomini, non solo ha difficoltà a soddisfare i propri bisogni, ma non è mai contento. Una volta conseguito una soddisfazione di un certo bisogno, immediatamente se ne presenta un altro. Quindi c'è questa famosa teoria del carattere negativo del piacere, che detto in breve significa che quando l'uomo prova piacere, in realtà la sostanza di questo piacere è solo il toglimento della condizione di disagio che precede la soddisfazione di questo suo piacere. E il conseguimento del piacere è sempre preceduto da una situazione di disagio, di sofferenza, insomma, piacere figlio d'affanno, per usare un'espressione famosa. Come dicevo, la maggior parte degli uomini, secondo Schopenhauer, hanno grandi difficoltà a soddisfare i loro bisogni. Le poche persone appartenenti a quel ceto borghese cui Schopenhauer faceva parte hanno un altro flagello, dice Schopenhauer. Quando hanno soddisfatto tutti i loro bisogni e possono soddisfarli agevolmente, cadono vittima della noia. La noia viene interpretata da Schopenhauer come la condizione in cui l'uomo desidera e quindi è in una condizione di disagio, di malessere, ma non sa cosa desiderare, no? È un desiderio indeterminato. Questo è la noia, che è la caratteristica, che il flagello, dice Schopenhauer, che colpisce le classi elevate, quelle che
non come i proletari devono faticare per trovare da mangiare, ma hanno soddisfatto agevolmente questi loro bisogni, ma purtroppo hanno questo nuovo flagello che è la noia. Schopenhauer è così convinto della gravità di questo flagello che cita l'antica Roma, panem et circenses, cioè gli imperatori romani, che Schopenhauer stimava, sapevano benissimo che oltre a dare da mangiare alla plebe bisognava anche farla divertire, perché non farla divertire, non presentare qualcosa che eccitasse i loro bisogni, eccetera, eccetera, era più pericoloso di far mancare a queste persone il pane. Questi fenomeni, questa condizione di vita estremamente difficile, tormentata dal bisogno della noia, Schopenhauer la vede presente anche nel mondo animale. Schopenhauer era per certi aspetti un animalista, si commuoveva di più per un cane bastonato che per un povero bastonato, non era un carattere particolarmente socievole. Schopenhauer ritiene che anche gli animali e tutti gli animali vivono in questa condizione di sofferenza e di bisogno, e ci sono molte pagine in cui Schopenhauer descrive la terribile vita degli animali, ancora più insensata di quella degli uomini, unicamente indirizzata alla riproduzione, una riproduzione che continua all'infinito senza miglioramento, senza progresso, e questa riproduzione è pagata sempre con sofferenze, con la lotta, con le stragi di una specie nei confronti degli altri. Insomma, tutto il mondo animale riproduce forse in condizioni ancora più tragiche la condizione di esistenza dell'uomo. Allora, questo è la descrizione che con varie modulazioni Schopenhauer presenta e che lo spingono a trarre certe conclusioni su una lettura complessiva di questo macchinario sofferente che è il mondo di fronte al quale noi ci troviamo. Dare un senso, cercare di comprendere che cosa significa tutto ciò, per Schopenhauer, come per molti, è compito specifico della filosofia. La sua filosofia, come accennava giustamente il collega, è finalizzata a dare un senso, a cercare di comprendere questa sofferenza. Schopenhauer si considera fino alla fine un discepolo di Kant. In buona sostanza questo significa che ritiene, come il suo grande e unico predecessore importante, così lui considerava Kant, ritiene che sia impossibile avere qualsiasi conoscenza sufficientemente provata e convincente riguardo a realtà che vanno al di là della nostra esperienza. Questo potrà sembrare un po' strano a coloro che magari hanno orecchiato un po' la filosofia di Schopenhauer, l'hanno studiata, e forse si ricorderanno che Schopenhauer in certe pagine rivendica come suo merito fondamentale nei confronti della filosofia kantiana quello di avere risolto il problema della cosa in sé. Kant, come sappiamo, diceva che noi conosciamo soltanto la superficie di questa realtà, il mondo fenomenico, ma quello che sta dietro questa realtà, quello che lui chiamava la cosa in sé, il fondamento metafisico di questa realtà, secondo Kant era inattingibile. Allora, ci sono dei passi di Schopenhauer in cui Schopenhauer dice: Kant è stato molto importante, è il più grande filosofo moderno, però non ha risolto il problema del fondamento metafisico della realtà. Non ci ha dato una spiegazione riguardo a questa cosa in sé. Io invece ho dato questa risposta, e la risposta anche qui sarà nota a parecchi di voi, la risposta è che il fondamento metafisico di tutta la realtà è quello che Schopenhauer chiama la volontà. Avendo appunto riflettuto un po' sul pensiero di Schopenhauer, mi sono fatto un'idea un po' diversa di questo modo di esprimersi di Schopenhauer e della lettura che viene di solito data della sua filosofia. In realtà Schopenhauer, al di là di queste roboanti affermazioni, ho risolto il problema lasciato
insoluto da Kant, eccetera, eccetera, si mantiene fedele a Kant nel ritenere impossibile determinare la natura di ciò che sta a fondamento del mondo. Ci si può solo approssimare in qualche modo a questo fondamento, e credo di esprimere nel modo migliore l'opinione di Schopenhauer usando, raccontandovi una metafora che lui stesso utilizza. Schopenhauer dice: il mondo si presenta ai nostri occhi come un libro scritto in una lingua che non riusciamo a decifrare. Non capiamo che cosa ci sta dicendo questo mondo pieno di sofferenza, di mancanza di senso, eccetera, eccetera. Però noi siamo curiosi, vogliamo sapere che senso possiamo dare a questo mondo. Ora, il senso di una lingua sconosciuta può essere ricavata quando per caso noi impariamo miracolosamente, cominciamo a capire che cosa vuol dire qualche parola di questa lingua. Io non ho prove sicuro di questo, ma credo che avesse in mente la stela di Rosetta, no? Sapete, quando avevano scoperto una traduzione dei geroglifici, avevano cominciato a decifrare i geroglifici. Ecco, lui dice: se noi abbiamo qualche parola e cominciamo a capire, allora finisce che capiamo tutto il discorso del mondo. E questa parola, usando sempre questa metafora, che noi capiamo e che ci serve per spiegare tutto il mondo, è l'esperienza che noi facciamo del nostro volere, è l'esperienza della nostra volontà. Ora, quando noi riflettiamo sul nostro volere, sulla nostra volontà, capiamo certe strutture del nostro volere, della nostra volontà, e queste strutture, secondo Schopenhauer, sono la chiave per decifrare tutto il mondo. Ovvero, diciamo, esprimendo il pensiero di Schopenhauer in una maniera in cui lui non, che non è usata da Schopenhauer, ma credo che serva per far capire la sua posizione, io credo che Schopenhauer voglia dire: noi cominciamo a capire che cos'è questo mondo, cominciamo a capire, riusciamo a dare un senso parziale a questo mondo se immaginiamo che sia il prodotto di qualcosa di simile a ciò che sperimentiamo in noi come la nostra volontà. Allora, la volontà diventa la metafora, se vogliamo, che ci serve per capire un pochettino tutto il mondo. Qui va subito precisato che, di nuovo, Schopenhauer è in netta opposizione con Kant. Kant riteneva che la volontà fosse essenzialmente una facoltà razionale che si determinava attraverso la ragione. Schopenhauer invece intende la volontà essenzialmente come una forza impulsiva, totalmente irrazionale, totalmente che si diciamo sottrae totalmente alla capacità dell'uomo di comprenderla. Sapete che Freud aveva molto apprezzato Schopenhauer e a un certo punto dichiara di non voler più leggere Schopenhauer perché temeva che la lettura di Schopenhauer lo portasse troppo avanti nella sua teoria, che invece voleva fosse fondata empiricamente. Le idee di Schopenhauer sono così travolgenti e così simili nella sostanza all'idea di una forza che nell'uomo è decisiva ma che si sottrae alla capacità razionale dell'uomo, che appunto Freud ha sospeso la lettura di Schopenhauer. Ecco, quindi la volontà è, se vogliamo, qualcosa di più simile all'inconscio freudiano, è qualcosa che è impenetrabile all'uomo, impenetrabile alla ragione, non dominabile dalla ragione stessa. C'è un'altra espressione famosa che dice Schopenhauer, noi di fronte alla volontà, noi che agiamo alla luce della coscienza, siamo come dei servi che presentano dei motivi alla nostra volontà, e la volontà, il nostro fondamento imperscrutabile, decide senza che noi possiamo contrastare le sue decisioni. Attendiamo che cosa deciderà la volontà, ma non siamo in grado di controllarla, no? Quindi la volontà è questa tensione, questo fondamento dell'uomo che si sottrae alla ragione e che ha natura assolutamente impulsiva, irrazionale, eccetera, istintuale,
E questa è la chiave che lui pensa di utilizzare per comprendere il mondo. Allora, questo mondo è leggibile. Dire che abbia un senso è un po' troppo. È leggibile, capiamo il complesso di questo mondo, capiamo il discorso che fa questo mondo, se lo immaginiamo come la produzione di qualcosa di simile alla nostra volontà. In molte occasioni Schopenhauer fa capire di non voler intendere la volontà come qualcosa di paragonabile a un principio metafisico trascendente. Schopenhauer aveva un discepolo che era stato prima allievo di Hegel, e questo discepolo a un certo punto dice: ma la cosa è fatta, Hegel diceva, dice Schopenhauer, Hegel diceva che tutta la realtà è produzione della ragione, tu invece, Schopenhauer, dici che tutta la realtà è produzione della volontà. In Hegel c'è una specie di panteologismo, panlogismo, panteologismo in una lettura, diciamo, più che vede Hegel più vicino al cristianesimo. In te invece c'è pandemonismo, al posto di un Dio c'è un demonio che crea il mondo, insomma. Schopenhauer, di fronte a questa indicazione, si arrabbia. Dice: io non ho mai parlato di realtà trascendenti, non ho mai parlato di un mondo che è creato dalla volontà, non ho mai parlato di un mondo che è un'emanazione della volontà. Queste sono cose che appartengono alla metafisica dei tedeschi, che io non condivido minimamente. In un'altra occasione, sempre questo Frauenstedt, che non riusciva, questo era il nome del discepolo, non riusciva a trattenersi da risalire le sue conoscenze precedenti, dice: ma tu dovresti leggere quell'opera di Schelling in cui si dice che l'assoluto produce la realtà attraverso una caduta, e fa riferimento al saggio sulla libertà di Schelling. E Schopenhauer risponde, poi questa lettera è riportata anche nel Mondo come una rappresentazione, passi di questa lettera. Dice: io sono molto contento di quello che dice Schelling, che l'assoluto è caduto, è risalito, si è purificato, eccetera. Solo mi spiegasse chi gliel'ha detto. Ecco, quindi c'è questa espressione molto, molto, molto forte che, come dicevo prima, va a indicare e giustifica in qualche modo la pretesa di Schopenhauer di rimanere fedele a Kant, di fare una metafisica che non va nel trascendente. E lui usa questa espressione, che sembra appunto contraddittoria in sé: io voglio sviluppare una metafisica empirica, cioè un'interpretazione complessiva della realtà empirica. Ora, questo significa che molti pezzi di questa realtà risultano incomprensibili, risultano non spiegati, e Schopenhauer lo sa benissimo, e qualcosa vedremo subito. Allora, se leggiamo il mondo per quello che possiamo attraverso questa metafora della volontà, se lo immaginiamo come manifestazione, produzione, ma Schopenhauer non entra mai molto nel dettaglio, appunto perché vuole evitare questi problemi, queste accuse che poi rivolgeva a Schelling, insomma. E se ce lo immaginiamo in questo modo, che cosa vediamo in questo mondo? Innanzitutto vediamo che questo mondo non è organizzato finalisticamente. Questo mondo non è costruito, secondo Schopenhauer, in modo da perseguire un determinato fine. Non ha uno scopo in quanto complesso della realtà, e non ha uno scopo neanche la singola vita umana. La presenza del dolore massiccia, continua, diffusa, rende impossibile pensare che questo mondo sia opera di un Dio buono. E qui scherza con Leibniz, quando cita Leibniz, che diceva che Leibniz diceva appunto che il mondo era il migliore dei mondi possibili. Schopenhauer dice: se proprio vogliamo, io devo dire che questo è il peggiore dei mondi possibili, cioè basterebbe che fosse ancora un po' peggio di così, che il male fosse ancora un pochino più diffuso, che non potrebbe più sussistere, no? Ma evidentemente questo è uno scherzo, non è un'argomentazione del tutto coerente e sostenuta. Allora, il mondo manifesta
l'impossibilità, secondo Schopenhauer, di essere opera di un Dio creatore, provvidente, secondo la tradizione cristiana. A meno che si ritenga che questo Dio sia totalmente incomprensibile per l'uomo. Nulla vieta, io sto ai fatti, sto al mondo che ho davanti a me, dice Schopenhauer, nulla vieta che ci sia una realtà trascendente che fa esistere questo mondo per qualche disegno, anche malvagio, anche solo per divertirsi di veder soffrire delle creature, oppure perché attraverso, insomma, si può almanaccare tutto quello che si vuole. Restando al mondo che noi vediamo, il mondo che ci sta davanti, e cercando di darne un'interpretazione comprensibile per l'uomo, è impossibile, è molto difficile per noi pensare che sia opera di un Dio buono, provvidente, eccetera, eccetera. Ancor più impensabile è, secondo Schopenhauer, una lettura panteistica, cioè una tesi in qualche modo diffusa nell'Ottocento tedesco, secondo cui il mondo si identificava con Dio. Secondo Schopenhauer è assurdo pensare che un Dio si diverta ad autopunirsi, insomma, è una cosa assolutamente impensabile. Qui vorrei aprire una piccola parentesi, ovvero il problema del rapporto di Schopenhauer con il cristianesimo. Quando Schopenhauer porta dall'editore la prima edizione del Mondo come volontà e rappresentazione, dice l'editore, per la censura non ti devi preoccupare, perché è un'opera assolutamente conforme al cristianesimo. Io mi considero philosophus christianissimus. Uno che legge queste cose rimane un po' colpito, no? Dice che non c'è Dio, dice che il male è diffuso, eccetera, eccetera. Com'è che si può riallacciare, ricollegarsi alla tradizione cristiana? Allora, Schopenhauer ragiona in questo modo. Le religioni in generale hanno una loro ragion d'essere nel fatto che sono una metafisica popolare, ovvero sono una rappresentazione favolistica, metaforica, semplice, non razionale, di cui l'uomo ha bisogno. L'uomo, dice Schopenhauer, ha un bisogno metafisico, cioè ha bisogno di dare un senso complessivo alla realtà in cui si trova a vivere. E le religioni, per i sempliciotti, diciamo così, sono la risposta a questo problema. Come si dividono le religioni? Le religioni si dividono in due grandi categorie, secondo Schopenhauer. Le religioni ottimistiche e le religioni pessimistiche. Le religioni che sostengono che il mondo è stato creato da un Dio buono, che quindi è la cosa migliore che può esistere, e le religioni che invece sostengono che il mondo è una valle di lacrime, è un mondo pieno di sofferenza da cui l'uomo deve liberarsi, eccetera. Quali sono le religioni ottimistiche e quali pessimistiche? Le religioni ottimistiche sono l'ebraismo e la religione l'islamismo. Le religioni pessimistiche sono il cristianesimo e tutte le religioni indiane. Schopenhauer si vantava di avere delle grandi conoscenze del mondo indiano, in realtà facevo un po' di confusione, mettevo insieme il buddismo con l'induismo, insomma, però diciamo giustificato dalle scarse conoscenze che in quegli anni si avevano di queste faccende. Allora, come si sarà capito, Schopenhauer pone una cesura assolutamente insormontabile fra ebraismo e cristianesimo. Sono due religioni diverse. Che cosa è successo? Cristo, il fondatore della religione cristiana, ha fondato una bellissima religione pessimistica, convinto che il mondo fosse una valle di lacrime da cui liberarsi, fuggire, eccetera, eccetera. Purtroppo Cristo è vissuto nel mondo ebraico e non ha potuto fare a meno di collegare a questa sua religione essenzialmente pessimistica una parte dell'ebraismo, collegando quindi l'idea di un Dio come creatore del mondo. Quindi l'autentico, il genuino cristianesimo, secondo Schopenhauer, è un cristianesimo ateo, solo per accidens, solo per motivi di contingenza storica, la vicinanza storico-geografica con l'ebraismo, è stato inserito nel cristianesimo l'idea di un Dio padre buono e provvidente, ma diciamo questo non faceva parte del portato originale del messaggio cristiano. Allora voi prendete il cristianesimo,
togliete di mezzo un Dio provvidente, togliete di mezzo la resurrezione e quant'altro, e diventa la filosofia di Schopenhauer. Il mondo è una valle di lacrime, è quello che è, insomma. C'è una cosa molto positiva che lui salva dall'ebraismo, l'unica cosa positiva che salva è l'idea del peccato originale, e si capisce perché il peccato originale, diciamo, è il timbro teologico sul fatto che l'uomo è cattivo di natura, no? Le religioni qualcosa di buono ce l'hanno, e anche l'ebraismo ce l'ha, quest'unica cosa, il peccato originale, la convinzione che l'uomo è originariamente malvagio per sua natura. Allora, vedete che la posizione che ha nel confronti di una prospettiva teologica è fatta in modo tale da salvare il cristianesimo. Il cristianesimo si può sostenere essere atei, si può negare l'esistenza di un Dio trascendente, provvidente, eccetera, eccetera, secondo Schopenhauer, ma si può essere cristiani. E quello lui riteneva di essere, riteneva di essere un buon cristiano. Buon cristiano mica tanto, perché lui riteneva di avere un pessimo carattere per natura, immutabile, quindi sapeva di non poter essere buono, perché così era il suo carattere. La sostanza del discorso, sto chiudendo la seconda parte, cioè in che modo possiamo guardare al male, la sostanza è che non c'è alcuna giustificazione del male. Non c'è nessuna teodicea possibile, nessuna teodicea valida che si possa avanzare. Si può solo dire che il mondo è fatto così, il mondo è essenzialmente caratterizzato fondamentalmente dal male. Non c'è alcuna possibilità di liberazione, non c'è nessuna via d'uscita da questa condizione, c'è solo una prospettiva naturalistica, una vita sofferente, il meno possibile sofferente per chi è fortunato, una vita limitata nel tempo e poi la morte, la scomparsa. Non c'è nessuna via d'uscita. Qui si inserisce quell'altro pezzo della filosofia di Schopenhauer che passa come negazione del volere, con un'espressione latina che fosse diventata più famosa, noluntas. Noluntas, non volontà. Voluntas è la volontà, la condizione normale in cui l'uomo afferma i suoi istinti, eccetera, eccetera, e va inevitabilmente incontro al male. Invece questa condizione particolare che ora andrò a caratterizzare viene chiamata appunto noluntas. Diciamo, il sillogismo schopenhaueriano è molto semplice. Tutte le sofferenze derivano dal fatto che l'uomo e la natura in generale cerca soddisfazione e non trova soddisfazione. Da qui derivano le sofferenze. Se l'uomo, si parla dell'uomo ora più specificatamente, rinunciasse alla ricerca delle soddisfazioni, rinunciasse a volere, cesserebbero i suoi dolori. Questo è essenzialmente il sillogismo di base che fa Schopenhauer, che giustifica in modo, diciamo, banale la questione della noluntas. Ci sono intorno a questa questione un'infinità di problemi, cui accenderò solo rapidamente. Dunque, che cos'è questa noluntas? Intanto, per Schopenhauer, fedele alla sua impostazione di base, la noluntas è una constatazione empirica del modo in cui vivono alcune persone. Ci sono asceti, santi, fakiri indiani, e qui ricorso alla filosofia indiana, che praticano l'ascetismo, praticano un tipo di vita che nega la soddisfazione dei bisogni. Usa anche l'espressione cristiana mortificazione, bisogna mortificarsi. Mortificarsi vuol dire uccidere i propri bisogni, fermare la volontà, e siccome la volontà è vita, fermare i propri bisogni vuol dire mortificarsi. Si constata, noi constatiamo che poche, rare persone, dice Schopenhauer, non sono più reattivi agli stimoli esterni. Non mangiano da giorni e giorni, gli si mette davanti del cibo, non lo mangiano, non reagiscono a questa stimolazione, e così per tanti altri. Sono al freddo, gli si invita ad andare in un luogo caldo, non ci vanno.
La volontà non risponde più naturalmente agli stimoli che gli vengono dall'esterno. La volontà è stata negata. Allora, queste figure, che sono figure rarissime, lui cita i santoni indiani, i fakiri e qualche mistico occidentale e un personaggio, un santo famoso del mondo cattolico, San Francesco. Per cui, stranamente, Schopenhauer ha una grande predilezione, incidentalmente, per il fatto che San Francesco amava molto gli animali e Schopenhauer, odiando gli uomini, amava però gli animali anche lui, quindi si sentiva francescano in qualche modo. E allora, che cosa succede quando viene negata la volontà? Qui Schopenhauer non sa cosa dire, perché, come dire, la negazione della volontà sembra portare al di là della nostra esperienza quotidiana. Gli unici che sanno dire qualcosa di cosa succede quando viene compiuto questo atto sono quelli che hanno effettivamente realizzato questa condizione. Molti non dicono, non hanno detto niente, non hanno fatto niente, non hanno lasciato indicazioni. Gli unici che, secondo Schopenhauer, danno qualche indicazione in proposito sono i mistici. I mistici dipingono un mondo completamente diverso dal nostro, un mondo di pace e serenità. Allora, Schopenhauer dice, paradossalmente, al di là dei rivestimenti teologici in cui si esprimono i mistici, qualcuno dice che la pace e la serenità vuol dire sentirsi nell'abbraccio di Dio, qualcun altro, gli indiani, dicono che l'esperienza mistica vuol dire essere immersi nel nulla della natura, eccetera, eccetera. Tutte queste esperienze vengono verbalizzate, diciamo, vengono espresse con parole molto diverse, ma hanno un elemento in comune che è la pace e la serenità. Questo è l'aspetto comune. Allora, questo sembra essere l'unica, rara, misteriosa via di liberazione dal mondo, l'unica via che Schopenhauer prende in considerazione, con gravi e pesanti limiti. Schopenhauer ritiene che l'uomo non sia libero. Abbiamo accennato al fatto, che il carattere è immutabile. Diciamo, l'unico atto libero che viene attribuito misticamente o metaforicamente all'uomo è l'atto trascendente, che si deve pensare trascendente, ma in quanto tale risulta totalmente inaccessibile alla conoscenza umana, in cui l'uomo si dà un certo carattere. Schopenhauer cita il famoso mito di Erra di Platone. Platone aveva qualcosa di simile nella sua filosofia. Platone immagina appunto che questo eroe Erra percorra, prima di scendere sulla terra, nel cielo, nell'iperuranio, percorra questo cielo e gli sia data facoltà di scegliere un certo carattere. Vuoi essere un tiranno, vuoi essere un filosofo, vuoi essere un combattente. Una volta che ha scelto questo carattere, cade sulla terra e il suo comportamento sarà determinato dalla scelta. Ecco, questo in via d'immagine è quello che fa Schopenhauer. Questo significa che però l'uomo non è libero. Questo significa che questa via di ascesi che può portare alla negazione della volontà non è qualcosa che può essere insegnata, non può essere oggetto di predicazione morale. O uno nasce così, o uno ha questa sua particolare disposizione, questa sua struttura caratteriale, potremmo dire, o se no non c'è niente da fare, non possiamo pensare che venga modificato il suo modo d'essere. Oltre il riferimento al mito di Erce, un altro riferimento interessante in Schopenhauer per spiegare questo suo modo di pensare questa via di liberazione, ed è il ricorso alla interpretazione protestante della grazia. Schopenhauer, che era stato appunto educato nella fede luterana, dice nella fede luterana l'uomo non può salvarsi se Dio non gli dà la grazia, e non, le sue opere non servono a niente se Dio, l'interpretazione un po' semplicistica, ma diciamo questa l'interpretazione che dà Schopenhauer, se Dio non dà la grazia, cioè con un atto che non dipende da lui ma che viene dall'esterno in qualche modo, l'uomo rimane malvagio. Ecco, Schopenhauer dice, questo è un caso in cui la religione
travisandolo sempre attraverso queste immagini teologiche, ha detto qualcosa di giusto. La negazione della volontà non è qualcosa che può essere una scelta dell'uomo, ma è qualcosa che può capitare all'uomo. Può capitare all'uomo di sviluppare questo disinteresse per il mondo che lo circonda e quindi di approdare alla negazione della volontà. Cosa succede quando l'uomo, quei pochi uomini, conseguono pienamente questa negazione della volontà? Una completa negazione della volontà significa la morte, perché tutta la nostra esistenza, il respirare, per esempio, il mangiare, è la soddisfazione di questo elemento istintuale che abbiamo in noi. Allora, se effettivamente una persona giunge alla realizzazione completa di soppressione, di rifiuto di dare qualsiasi soddisfazione ai suoi bisogni, muore. Schopenhauer dice, ma allora qualcuno mi dirà, allora è più semplice che uno si spari direttamente, la facciamo finita senza tutto questo passaggio. E lui dice, no, questo non è vero, perché il suicidio in realtà è espressione di un desiderio fortemente sentito e non soddisfatto. Quindi lui pensa evidentemente a questa tradizione romantica dei suicidi per amore, no? Quindi Jacopo Ortis, Werther, eccetera. Questi si suicidano perché vorrebbero vedere trionfare il loro amore, non ci riescono, la volontà continua a volere, ma pur di non sopportare la disillusione, si suicidano. Allora questo non è un vero suicida, un vero suicidio è diverso, diciamo, dal suicidio esoterico, dal suicidio rituale, di quello che nega così completamente la propria volontà che alla fine cessa anche di vivere. Il problema è che cosa succede con la morte. Il finale del mondo come volontà per rappresentazione, se noi dovessimo usare una metafora di uno spettacolo cinematografico, diciamo che è un finale aperto, nel senso che Schopenhauer dice colui che ha compiutamente negato la propria volontà, di fronte a costui non rimane più che l'assoluto nulla. Si può pensare altrimenti che un precipitare nell'assoluto nulla. Però per colui che ha negato la volontà e che quindi si è accorto che tutte le soddisfazioni che cercava invano di conseguire nel mondo non portavano a niente di positivo, anzi non facevano altro che far sorgere sempre nuove sofferenze, per costui è il mondo che appare ora come un nulla. E così si ferma. Schopenhauer, per motivi di coerenza sistematica, è obbligato a negare qualsiasi forma di sopravvivenza individuale, di immortalità dell'anima. Negli ultimi suoi scritti, però, che sono di carattere aforistico, ogni tanto qualche indicazione in questo senso se la lascia scappare, no? Ed è caratteristico. Sapete che la cultura germanica è molto organizzata, quindi finisco così. Su internet ci sono delle raccolte di frasi che si possono utilizzare per mandare le condoglianze a qualcuno che muore, no? Così non bisogna neanche pensare, si prendono delle possibilità e se ne sceglie una. Fra queste frasi, una delle più gettonate è una frase ricavata da questo, dai Parerga e Paralipomena, che sono l'ultima opera di Schopenhauer. E questa frase dice, con la nostra morte faremo esperienza di una luce al confronto della quale la luce del sole ci parrà pura ombra, o qualcosa del genere. Questa sembrerebbe un'affermazione di una immortalità dell'anima fatta nel modo più forte più marcato. È un passo isolato, probabilmente l'unico, che però Schopenhauer ha scritto. E io mi fermerei qua. Bene, ringraziamo molto il professor Invernizzi per la chiarezza e anche per i molteplici stimoli che ci ha fornito. Come vedete, Schopenhauer ha una prospettiva opposta a quella di Leibniz, è un sistema di metafisica empirica molto interessante. Apriamo la discussione, i punti su cui discutere penso siano parecchi, ci sono anche
delle posizioni molto interessanti e per certi versi provocatorie anche nei confronti del cristianesimo. Come sempre dico, insomma, sono lezioni, domande anche molto semplici di chiarimento o posizioni anche più ampie. Chi vuole iniziare? Abbiamo un pochino di tempo. Filippo Perini, grazie, poi sì. Ma ne raccogliamo tre, poi la penna ce l'hai, sì. Grazie innanzitutto per la relazione. Lei ha detto che per Schopenhauer la religione è un modo per dare una risposta alla religione, ai sempliciotti, a fronte del loro istinto metafisico. Ma per Schopenhauer dove nasce questo istinto metafisico? Questa è la domanda. In secondo luogo, volevo chiedere, mi sembra che in questa visione filosofica, come viene giustificato l'altruismo, la generosità, tutto quello che insomma rende l'uomo un essere diciamo superiore diciamo alla vita animale pura, ecco. Grazie. Francesco Tomasoni, professor Tomasoni, prego. Vediamo se allora ti ringrazio moltissimo, ci sono delle riflessioni estremamente acute. Prima di tutto rispetto al tema della volontà, io tutte le volte che arrivo a quel punto lì in cui per la prima volta Schopenhauer spiega la parola, la cosa in sé come volontà, poi trovo che subito dopo l'avvicina al concetto di forza. Ora, perché non ha usato il concetto di forza che era molto meglio rispetto al concetto di volontà? E in questo senso mi sembra che sia stato un po' più coerente Freud, nonostante non fosse un filosofo, quando utilizza lo stesso concetto attraverso il concetto di pulsione, perché la pulsione è qualcosa che non è assolutamente razionale. E quindi in questo senso, secondo me, c'è un primo equivoco che si nota molto rispetto a questo discorso, un equivoco che poi porterà alla cultura successiva, cioè a eliminare qualsiasi aspetto di volontà razionale. E poi giustamente tu hai sottolineato il fatto che Freud a un certo punto non vuole più leggere Schopenhauer, perché effettivamente in gioventù aveva partecipato a varie conferenze e anche in lui il concetto di pulsione nasce da un disagio, soprattutto lo vediamo nel progetto di psicologia proprio all'inizio del suo percorso, si vede chiaramente che la soddisfazione non è una vera soddisfazione, ma solo il fatto che il disagio in un momento si interrompe e poi riprenderà, e questo pessimismo poi andrà avanti in lui. Ma c'è un altro aspetto, una seconda domanda che ti volevo fare. Se noi prendiamo il paragrafo 69 del mondo come volontà e rappresentazione, si parla di uno che nel 1813 se ne va nel bosco e là comincia e si sforza di non mangiare, a tal punto che alla fine muore, diciamo, però dopo non aver più sentito neanche lo stimolo della fame. E quando si arriva qui mi viene sempre in mente il problema che sentiamo anche oggi di tanti giovani che a un certo punto vivono l'anoressia, in questo senso proprio per il bisogno di superare, o meglio, per il desiderio di superare qualsiasi bisogno. E in questo senso mi sembra che la filosofia di Schopenhauer, al di là del suo pessimismo, voglia essere in qualche modo consolatoria. Lui qualche volta lo dice qua e là. Consolatoria nel senso che vuol dirci, beh, tutto sommato, se noi riusciamo a superare il desiderio, non abbiamo più neanche il senso del dolore. E questo lo si vede chiaramente, per esempio, nel capitolo 41, nel commento al mondo come volontà e rappresentazione, parla della morte e dice che tutto sommato il momento della morte è come un addormentarsi, e quindi noi abbiamo paura di qualcosa che in verità non è un male. E viene in mente subito quello che dice Leopardi nel dialogo di Federico Ruiz e delle sue mummie, in qualche modo una consolazione. Ecco, io chiudo qui. Benissimo, grazie. E qualcun altro vuole intervenire? Davvero molto tranquillamente, anche domande più semplici mi rivolgo ai giovani, ma anche altri. Voi capite che in sala ci sono anche competenze diverse. C'è una terza domanda che qualcuno vuole formulare? Allora, prego signora, può venirsi.
Può avvicinarsi al microfono, altrimenti non viene sentita. Io volevo solo chiedere una cosa molto semplice. A me sembra che questo insistere sul, diciamo, che tutto il male viene dal desiderio assomiglia molto alla filosofia buddista, diciamo, cioè il non quindi la necessità del non attaccamento, no? E il buddismo in effetti nasce come un rifiuto, diciamo, di tutta, io dico mitologia indiana, però insomma, che comprende tante, tanti diversi modi nell'induismo, no? Di rappresentare il divino, quindi di giungere all'illuminazione in una maniera, diciamo, che esclude delle immagini, secondo Schopenhauer, che sarebbero mitologiche. Ecco questo. E poi un'osservazione che mi è venuta da un'altra lettura, perché leggendo L'essenza dell'ebraismo di Leo Beck, lui dava appunto un giudizio negativo del buddismo, considerandolo, che secondo me non è, io non condivido, però considerandolo una religione appunto pessimista, cioè che non è, e quindi in questo, diciamo, ritroviamo quell'osservazione che ha fatto Schopenhauer, che a me sembra abbastanza, diciamo, sensata, no? Di vedere nell'ebraismo una concezione ottimistica, quindi di attaccamento alla vita, io dico, cioè di non giudizio negativo sul desiderio, quindi probabilmente, cioè quindi nel desiderio comunque non solo come una cosa negativa, ma come un attaccamento proprio al principio vitale, penso, cioè e quindi anche il fatto che forse la sua critica al cristianesimo, forse un certo tipo di critica, un certo cristianesimo, ecco, che è più accentuato, diciamo, l'ascetismo, ma in un senso deteriore, non l'ascetismo come un modo per, come c'è anche in certe forme di mistica ebraica, ascetismi temporanei, diciamo, non, che permettono semplicemente di staccarsi momentaneamente dal mondo materiale per avere una percezione di un mondo comunque che al di là del materiale, ecco, però non un ascetismo come, diciamo, sofferenza o rinuncia al corpo, non so, o all'aspetto positivo, insomma, della nostra corporeità, ecco. Grazie, io per adesso direi di fermarci qui, sono domande molto, molto importanti, la metafisica popolare, l'altruismo, il concetto di forza, la questione della consolazione e il rapporto con il buddismo. Prego. Allora, l'origine dell'istinto metafisico per Schopenhauer è esattamente un bisogno come il bisogno di mangiare. E questo è abbastanza pesante, cioè il bisogno, lui parla specialmente di bisogno metafisico, non è un'esigenza teoretica, non è un'esigenza che ha l'uomo di costruirsi una visione complessiva del mondo. Lui polemizza, per esempio, esplicitamente contro Aristotele, dice Aristotele dice che la metafisica nasce dalla meraviglia sul mondo, dice no, non è vero. La metafisica, il bisogno di una lettura complessiva del mondo, nasce dal dolore, dalla sofferenza, dal bisogno di dare un senso a questo dolore. Allora, la religione ha essenzialmente la funzione consolatoria e soddisfa un bisogno, cioè l'uomo è, secondo Schopenhauer, diciamo, contento e soddisfatto di pensare che, per esempio, le sue sofferenze saranno ripagate nell'aldilà. Contento di pensare che le sue sofferenze hanno un senso perché c'è un Dio buono che lo aiuta nelle difficoltà, eccetera, eccetera. È un bisogno metafisico e come tale, in condizioni normali, per tutti gli uomini, subordinato alla volontà. Quindi c'è proprio un esplicito, uno dei momenti più forti in cui la subordinazione della parte razionale alla volontà è espressa nel modo più chiaro, insomma. Poi c'è il filosofo, il quale ha certe caratteristiche antropologiche diverse, adesso non voglio farla tanto lunga, insomma. Allora lì nasce la filosofia, che non nasce più
da uno stretto bisogno di soddisfazione personale, eccetera, eccetera. Però la religione, come metafisica popolare, ha come fondamento un elemento pulsionale, possiamo dire, se ne è detto in vari modi, insomma. Ecco. Questa è la prima cosa. Altruismo e generosità. La spiegazione che dà Schopenhauer è la stessa che ho ricordato per quanto riguarda la negazione del volere. Ci sono alcune persone che sono i santi, che giungono a negare completamente il desiderio, altre persone che non lo negano ma lo limitano un po', e sono le persone giuste e quindi non danneggiano le altre persone, altre persone che non solo non danneggiano gli altri ma si sforzano anche di aiutare gli altri, di ridurre la sofferenza degli altri. E sappiamo che Schopenhauer, nella parte etica che non ho potuto toccare, insiste molto sulla compassione come il motivo fondamentale dell'agire etico dell'uomo. Però anche questo è una cosa che dipende dalla struttura, possiamo dire, innata dell'uomo. Ci sono quelli compassionevoli, ci sono i criminali, ci sono persone che si soddisfano nell'essere compassionevoli, questo è un altro punto delicato ma lo lascio da parte, ci sono delle persone che si soddisfano nel torturare i propri simili. Sono così. Questa è la risposta che dà Schopenhauer. Quantitativamente il numero di persone generose e giuste, secondo Schopenhauer, è infinitamente inferiore a quelli ingiusti, malvagi e cattivi. Questo da un punto di vista quantitativo, insomma. E per quanto riguarda la questione della volontà-forza, allora, la questione è affrontata direttamente da Schopenhauer. Dice, ma allora, perché diciamo nella parte del mondo con tale rappresentazione dove si esprime questa decifrazione del mondo, Schopenhauer fa vedere come, questa, per usare il linguaggio che uso io, questa decifrazione che vale in particolare per l'uomo, questa comprensione della natura dell'uomo a partire dalla volontà, poi si può estendere e serve a spiegare anche tutte le altre cose e perfino le forze naturali che sono, secondo Schopenhauer, manifestazioni della volontà. Allora a un certo punto lui si domanda, ma allora non sarebbe meglio usare la parola forza piuttosto che volontà? Secondo me questo è il punto in cui si capisce bene che cosa vuole fare Schopenhauer. Se usasse la parola, se, naturalmente dice che è meglio usare la parola volontà, se usasse la parola forza, dice Schopenhauer, userei un termine che ci è meno comprensibile. A me Schopenhauer, alla questione della mia filosofia, serve un termine che sia pienamente, che io capisca bene cosa sia, di cui io faccio esperienza immediata, e proprio di questa esperienza immediata, a partire da questa esperienza immediata, posso partire a decifrare tutto. Se partissi dalla forza, sarebbe già un lavoro, dovrei fare già uno sforzo per arrivare a capire che cos'è la forza. Invece la volontà la sperimento direttamente. Aggiunge anche Schopenhauer che la denominazione di volontà per questo principio ermeneutico, diciamo così, di tutta la realtà è, con espressione latina, denominatio a potiori, cioè un termine che viene usato perché si avvicina il più possibile a quello che Schopenhauer vuol dire, ma non si identifica con il significato della volontà. Quindi Schopenhauer sa benissimo che noi, lo dice esplicitamente, noi sperimentiamo la volontà sempre come associata alla coscienza, tranne quei casi di cui ho discusso, e alla conoscenza, eccetera. La volontà intesa come chiave per tutto il mondo non va pensata come associata alla conoscenza. La volontà che si esprime nel desiderio, nella tendenza dell'acqua a cadere verso il basso, Usa dice anche questo, è la volontà, non è una volontà guidata dalla conoscenza. Io credo anche che ci sia anche una dimensione di autoironia in Schopenhauer in certi casi. In un'opera che si chiama La volontà della natura c'è un passo dedicato alle conferme che la sua filosofia, cioè l'idea che la volontà sia il principio della realtà, ha ottenuto attraverso lo studio delle lingue. Questo è un topos romantico, no? Nel senso che le lingue, le strutture originali delle lingue hanno un carattere manifestativo più profondo, eccetera, eccetera. Fa un po' di esempi, poi dice, ma per esempio anche in italiano, era stato in Italia varie volte Schopenhauer,
quando voi andate all'orologiaio cosa dite? Questo orologio non vuole andare, vedete che c'è la volontà anche dentro lì. Allora, io penso che Schopenhauer fosse leggermente autoironico nel sostenere questo, perché non penso che una persona minimamente ragionevole potrebbe pensare che questo sia una prova che al fondamento della realtà c'è la volontà, il sostenere che io dico l'orologio non vuole andare, oppure vuol piovere, dice, no, lui è stato a lungo in Toscano, e questo è toscanismo, dice, vuol piovere, vedete, perché è la volontà che piove, insomma, vabbè. Ecco, questo per quanto riguarda la denominazione, il motivo per cui preferisce forza rispetto a volontà. Credo che la ragione sia questa, perché preferisce volontà rispetto a forza, scusate. Perché secondo me sottolinea questo carattere attraverso cui lui vuole comunicare un modo di vedere il mondo, non una teoria fisica del mondo, non una teoria metafisica in senso stretto. Noi, se voi capite, pensate alla vostra volontà, avete una chiave per capire meglio il mondo. Se pensate a una forza, ci arrivate meno. Ecco, secondo me questa è la ragione. Per quanto riguarda la questione dello stimolo, lo stimolo della fame, eccetera, questo evidentemente è un problema da un punto di vista sistematico grosso per Schopenhauer. Lui era un fanatico lettore di giornali, riviste, eccetera, perché cercava tutti questi esempi, quello che ha citato lui, l'esempio di uno che era stato trovato morto in un bosco, morto apparentemente, lasciatosi morire di fame, tutto bello ordinato, eccetera, eccetera. Dice, qui non c'era niente di un suicidio violento, ma proprio la decisione di cessare di vivere. No? E questo appunto per Schopenhauer è un problema, appunto, perché comporta il superamento totale della volontà. Cita in tutti questi esempi che lui prende in esame, cita anche il caso discusso secondo cui alcuni di quei poveri schiavi neri che venivano portati in America su queste terribili navi durante l'Ottocento si suicidavano smettendo di respirare, no? Quindi autosoffocandosi, ma non strozzandosi, ma smettendo di respirare. Quindi Schopenhauer dice, anche in questo caso, naturalmente fa riferimento alle solite cronache che c'erano sempre in questo caso, anche in questo caso si ha la prova che la volontà in condizioni particolari è in grado di autosopprimersi, però sono eventi miracolosi. Da questo punto di vista non credo che quello che vuol dire Schopenhauer che vuol delineare Schopenhauer sia un modello di vita, di soppressione del desiderio. In Schopenhauer questa negazione del volere è sempre presentata come una situazione eccezionale e limitata a poche persone. Sempre nei Parerghi e Paralipomena c'è una sezione di queste opere intitolata Aforismi sulla saggezza del vivere, che viene presentata esplicitamente da Schopenhauer come regole di vita per soffrire il meno possibile da utilizzare da parte della maggioranza di persone che non giungeranno alla negazione del volere. E quindi qui dà una serie di indicazioni, ponetevi obiettivi non troppo complicati, perché sennò soffrite troppo per raggiungerli, abbiate coscienza dei vostri limiti, non proponetevi degli scopi che non siete in grado di raggiungere, tutta una serie di moralismo spicciolo, piccolo borghese anche, che è di fatto la descrizione di come gli uomini medi, fatta eccezione di quei pochissimi che giungono alla negazione della volontà, vivono e quindi devono arrangiarsi sapendo che la volontà continuerà a volere. Ecco, questo è il messaggio etico standard che Schopenhauer dà, è questo. Indicazioni tecniche su come gestire la volontà nella convinzione che non si può spegnere, tranne questi casi eccezionali. La questione della morte è un po' complicata, nel senso che dunque bisognerebbe fare un passo indietro, in avanti, non lo so, e ricordare che per Schopenhauer l'individuo sussiste in quanto tale soltanto nel mondo fenomenico. Questa è una dottrina kantiana, insomma. Prendetela per buona, insomma. E da questo punto di vista anche la morte dell'individuo è una morte fenomenica.
il fondamento dell'individuo. Qui sono quelle parti in cui, diciamo, sembra imbarcarsi di più in una speculazione più forte da un punto di vista metafisico. Il fondamento dell'individuo non muore mai, non muore mai. Da questo punto di vista l'uomo è immortale, potremmo dire il genere umano è immortale. Allora qui lui dice cose un po' contrastanti, dice in fondo le persone medie non si preoccupano della morte perché sanno di essere immortali, da questo punto di vista. Ci sono delle persone che si preoccupano molto perché sono più egoiste e pensano alla loro esistenza particolare e sanno che cesseranno di esistere come individui, e quindi certamente la coscienza particolare dell'individuo legata all'intelletto, alla ragione, eccetera, verranno meno per Schopenhauer con la morte. L'essenza dell'individuo, la volontà, nella sua dimensione metafisica sembra che debba continuare a sussistere. D'altra parte, il bisogno metafisico che ho citato prima richiede innanzitutto agli uomini, alle religioni, la soddisfazione del desiderio di immortalità. Quindi tutte le religioni in generale promettono l'immortalità dell'anima, no? E quindi vuol dire che in generale l'umanità teme la morte, teme il venire meno. Sono posizioni un po' contrastanti. Non direi che in generale però c'è un'immagine, c'è di tutto. Per esempio Schopenhauer dice, ma in fondo perché vi preoccupate della morte, vi preoccupate di cosa eravate prima di nascere? No, e quindi perché vi dovete preoccupare di quello che sarete dopo, insomma. No? Quindi come non eravate prima, dopo mica soffrivate prima di nascere, insomma. Quindi c'è una serie di aforismi di questo genere, abbastanza contraddittori, che bisognerebbe andare dentro a scavare parecchio, non voglio fare un tempo. Per quanto riguarda la questione del desiderio del buddismo, Schopenhauer era assolutamente convinto che l'arrivo di una conoscenza più adeguata delle religioni indiane sarebbe stato un grande vantaggio per l'umanità europea. Lui prende atto che il totale fallimento dell'evangelizzazione dell'India, il fallimento è perché la religione indiana è superiore al cristianesimo, questo era convinto, e ritiene che la possibilità, queste imprese editoriali che gradualmente mettevano sempre più a disposizione del mondo europeo il pensiero indiano, avrebbe prodotto un nuovo rinascimento, paragonabile al rinascimento quattrocentesco, cinquecentesco. Che questo avvenisse, che di fatto lui ritenesse il buddismo, prima parlavo di noluntas, qualche volta usa anche il termine nirvana per indicare la condizione di negazione del volere, e lo usa con più convinzione di noluntas, che da questo punto di vista il buddismo, o un mix fra buddismo e religione indiana, per quello che conosceva lui, rappresentasse la forma più alta di religione, non c'è alcun dubbio per Schopenhauer. Ma si tratta sempre di una religione che si veste di panni mistici, e Schopenhauer ci tiene a sostenere, ad affermare fin dall'inizio, che la sua filosofia è stata sviluppata in termini puramente razionali, e ci ha avuto, diciamo, la consolazione di vedersi confermata in queste religioni. E ci sono altre domande? Qualcuno vuole intervenire? Però volevo in conclusione porti un paio di questioni, molto rapidamente. Sei uno specialista, quindi ci permettiamo un po' di sfruttarti, tra virgolette. La prima questione, se potevi ricordarci e se potevi fare alcuni riferimenti alla fortuna di Schopenhauer. Prima nell'intervista ci parlavi di Thomas Mann, ci hai parlato di Freud, ma ci sono in qualche modo correnti, e ci sono importanti del pensiero, in particolare anche del Novecento, che fanno riferimento a Schopenhauer, se puoi dirci qualcosa a questo riguardo. La seconda è la questione della libertà. Citavi il mito di Eri, il decimo libro della Repubblica di Platone. Ecco lì, cioè, c'è una sorta di carattere necessario, no? Siamo in qualche modo necessitati a comportarci così come ci troviamo ad essere. Eppure nel mito di Eri si parla di una scelta originaria, no? Quindi, in qualche modo, questo rapporto tra carattere intelligibile, direbbe anche Kant, e carattere sensibile,
forse, qui bisognerebbe spiegarlo, però ciò che potremmo chiamare anche in termini teologici una sorta di opzione originaria. C'è però un momento di libertà che per certi versi è trascendentale, precede il momento dell'esperienza, eppure un momento di libertà. La terza cosa, forse quella per me più intrigante, è chiederti se ci sono elementi, se rinvieni elementi gnostici all'interno del pensiero di Schopenhauer. Da una parte ci hai parlato già rispondendo a un'altra domanda, ci spiegavi come per lui la religione è una sorta di metafisica popolare e di conseguenza sembrano esserci quasi due livelli, no? Un livello più popolare e quasi forse un livello più elitario per i filosofi. Poi solo alcuni riescono a attingere l'elemento del nirvana che non sembra essere diffuso e dischiuso per tutti, ma più originariamente. Sulla scia di Schopenhauer dicevi le religioni per lui si dividono in ottimistiche e pessimistiche. Mi chiedo se si possa distinguere in modo così netto tra pessimismo e ottimismo e soprattutto se sia possibile considerare il cristianesimo come una religione pessimistica, nel senso che per il cristianesimo il male non è una dotazione originaria della realtà, è una conseguenza di una caduta. E allora, in riferimento a questo, ti chiederei, molto in sintesi, se riuscissi a riprendere l'articolazione, insomma, del rapporto tra uno e molteplice per Schopenhauer, no? Tu ce l'hai spiegato bene, lui fa una metafisica dell'immanenza, mi sembra di capire non vuole e non riesce ad arrivare a una sistematicità onnilaterale, però insomma in filosofia cerchiamo anche di cogliere l'articolazione tra uno e molti, cioè quindi l'uno, perché si fenomenizza la volontà, perché si manifesta nella molteplicità e dall'altra parte il ritorno dal molteplice all'uno, la questione della redenzione non di questo mondo ma da questo mondo. Se il principio è volontà e la volontà è irrazionale, con la redenzione in qualche modo che è noluntas, io non solo attingo il principio che è irrazionale, ma addirittura riesco a superarlo. Quindi lui ti direbbe, mi è sembrato di capire, io non riesco a rispondere, c'è una manifestazione fenomenica che dice che alcune persone particolari si astengono dalla volontà, eppure non so, mi sembra che ci siano dei motivi di tensione. Quindi da una parte capisco bene che fa riferimento, e poi chiudo insomma, allo Schelling del 1809, quello sulla libertà, sulle ricerche sull'essenza della libertà umana e gli oggetti che vi sono connessi, sia problematico per chi gliel'ha detto, si potrebbe rispondere dal punto di vista empirico. Però dall'altra parte mi sembra che in qualche modo qui non tutto arrivi a una sua coerenza interna, e forse alla filosofia potremmo per certi versi chiedere anche questo. Grazie. Ci sono tempo una mezz'oretta, comunque cerco di essere un po' rapido. Allora, per quanto riguarda la fortuna, diciamo che la fortuna di Schopenhauer non è una fortuna accademica, nel senso che non viene insegnato in università se non per criticarlo, insomma. È una fortuna del pubblico. Lui naturalmente a un certo punto, quando comincia a vendere le sue opere, la gente è molto più furba dei filosofi che stanno là tutti, e effettivamente quantitativamente la fortuna di Schopenhauer è abbastanza impressionante. Quando viene stampata un'edizione della Reclam alla fine dell'Ottocento, ne stampano 70.000 copie, una cosa di questo genere, ne vengono io il confronto lo faccio sempre con la fenomenologia dello spirito di Hegel, che è stampata in 800.000 copie nel 1809, nel 1890 era ancora disponibile in vendita. Vuol dire che di queste 700 copie se ne erano ancora non vendute. È vero che l'opera di Hegel era stata ristampata con altre cose, però diciamo non aveva avuto un grandissimo smell. Schopenhauer ha pochissimo successo per la fase iniziale, poi diciamo va come il vento, come si dice adesso, insomma, viene venduto tantissimo. La fortuna è una fortuna appunto di lettori mediamente colti e spesso non filosofi.
Ci sono due categorie che sono particolarmente sensibili, diciamo, a Schopenhauer. Da una parte i musicisti, perché nell'opera di Schopenhauer c'è questa glorificazione delle capacità della musica, e nomino soltanto Wagner, insomma, no? Bisogna parlare qui un sacco di tempo su questa cosa. E d'altra parte anche i pittori, fino agli architetti, che la teoria dell'arte di Schopenhauer è molto, tutto sommato, semplice, anche questa con parecchie contraddizioni, però ha un notevole impatto per la leggibilità. È un autore molto leggibile. Se voi prendete Il mondo come tale rappresentazione da una parte e La logica di Hegel dall'altra, capite subito perché quella ne vendeva un po' di meno, insomma. Sviluppi diretti da un punto di vista filosofico. Schopenhauer ha due unici autori che si rifanno direttamente a lui da un punto di vista sistematico. Il primo è un autore che si chiama, che sicuramente suonerà a nuovo le vostre orecchie, si chiama Eduard von Hartmann. Questo scrive un libro intitolato Filosofia dell'inconscio nel 1869 e ne fa 8 edizioni nel giro di fino alla fine del Novecento. Io questo lo chiamo lo schopenhaueriano stupido, scusate, perché mi ricollego un po' a quello che diceva lui. Questo signore prende Schopenhauer e lo interpreta come un metafisico classico. Allora dice che bisogna far sistemare le cose. Allora la volontà deve creare il mondo, quindi da avere dei modelli mettiamogli a fianco l'idea. Quindi la volontà e l'idea creano il mondo, e poi tutto è in ordine, eccetera, eccetera, e poi c'è il mondo deve tornare nel nulla, allora sono gli uomini che devono fare negare il mondo, ma come dobbiamo negarlo tutti insieme, se no il mondo non... Facciamo che col telegrafo, il progresso tecnico, a un certo punto tutti gli uomini si mettono d'accordo, telegrafano di negare il mondo e il mondo sparisce, no? E i suoi recensori dicevano: costui presenta la fine del mondo come lo scioglimento di una società per azioni. E vabbè. Questo è un autore che però nel tardo Ottocento tedesco ha avuto un notevolissimo successo. L'altro, che è tutt'altra pasta, benché ha curato lettore di Hartmann per una certa fase, è evidentemente Nietzsche, no? Questo è l'autore certamente. Adesso naturalmente se ci sono dei nicciani mi fucilerebbero immediatamente se dicessi che molto di Nietzsche c'è già in Schopenhauer, insomma, però effettivamente Nietzsche secondo me è incomprensibile se non alla luce di Schopenhauer per tantissimi aspetti. Ecco, questi sono i due autori filosoficamente più importanti, mi fermerei qua per poi potremmo andare avanti. Questo per quanto riguarda la fortuna. Per quanto riguarda la libertà, allora, certamente, forse non ho avuto il tempo, mi sono espresso male, certamente Schopenhauer ammette la libertà e la ammette come questo atto trascendente, o loro dicevano trascendentale, attraverso cui l'uomo si autodetermina. Questa posizione è totalmente già anticipata da Schelling, Schopenhauer lo sapeva benissimo, solo che preferiva dire che lui era stato più chiaro di Schelling e quindi il merito diventava tutto suo, insomma. Ed è in qualche misura una conseguenza, se non inevitabile, molto ragionevole della posizione kantiana, no? Perché anche Kant ha questo problema di collocare la libertà in una dimensione non del mondo fisico, che è necessariamente sottoposto al principio di causalità, e quindi la libertà non ci può essere, e quindi la libertà deve collocarsi in una dimensione che non è del mondo fisico. Ma se non è in una dimensione, è in una dimensione che non è del mondo fisico, allora non è una dimensione legata allo spazio e al tempo, allora è una dimensione extratemporale, allora si arriva a questa scelta trascendente che viene fatta. Ora, qui si può dire... si può interpretare la cosa come se diciamo prima, platonicamente, prima l'uomo si scelga un carattere e da questo carattere, che si è scelto liberamente, dipendano tutte le sue conseguenze. Non necessariamente come le vecchie discussioni sulla creazione del tempo, un atto atemporale precede il tempo. Può essere appunto che la negazione della volontà, che l'affermazione della libertà, diciamo, avvenga fuori nel tempo, ma che si manifesta all'interno del tempo in un certo momento. Ma questa è una questione piuttosto complicata, come sappiamo, insomma.
Ecco, quindi certamente Schopenhauer ammette la libertà, certamente ritiene l'uomo responsabile moralmente dei suoi comportamenti, perché come si comporta è la conseguenza della scelta metafisica trascendente che ha fatto e che deve essergli attribuita. Direte, ma come ci hai appena spiegato che lui rifiuta tutte queste speculazioni, più speculativo di questo, che cos'è? La risposta, è, secondo Schopenhauer, è che l'uomo prova immediatamente il sentimento di colpa o di soddisfazione per l'agire morale e si sente responsabile delle sue azioni. Questa è la prova del fatto, kantianamente, l'uomo è responsabile solo se libero. Se l'uomo, in tutti gli uomini, lui solite citazioni dei condannati a morte che si autoproclamano colpevoli, chiedono perdono per quello che hanno fatto, eccetera, lui dice che l'esperienza della responsabilità dei propri atti è totalmente universale. Quindi non si può pensare ad altro che a un fondamento libero da parte dell'uomo. Tutte le nostre azioni sono determinate da questa scelta iniziale, però tutta questa serie delle nostre azioni è una scelta libera che noi abbiamo fatto. E c'è un altro elemento interessante che voglio ricordare ed è questo. La libertà dell'uomo, secondo Schopenhauer, è il più forte argomento antiteologico. Se noi pensiamo l'uomo come creato da Dio, la responsabilità dell'azione dell'uomo finisce sempre in un modo o nell'altro per ricadere su Dio, o perché Dio l'ha lasciato cadere nel peccato e tutte queste altre cose. Lui cita anche Agostino, eccetera. Schopenhauer è convinto che sia totalmente impensabile la natura creaturale dell'uomo e la sua responsabilità morale. Quindi bisogna che l'uomo si sia autocreato, si sia totalmente autodeterminato per dare ragione della sua responsabilità morale. Se non è così, allora l'uomo non è responsabile delle sue azioni, non è un essere moralmente imputabile. Lo gnosticismo, io credo che ci sia che il mondo sia considerato totalmente negativo al modo gnostico, non c'è dubbio. Mi pare però che manchi la controparte positiva, questo che forse fa la differenza rispetto allo gnosticismo. Manca una salvazione in termini tecnici particolarmente forte. Lo stesso può dirsi sulla questione dell'uno dei molti. Schopenhauer sa benissimo che questo è un problema fondamentale dal neoplatonismo in poi e tutto il resto, e dice francamente che lui non sa spiegare come dalla ipotetica unità della volontà si sia generata la diversificazione della realtà. Lui dice esplicitamente: io questo non me lo so spiegare, ma se l'interpretazione che ho dato di Schopenhauer è giusta, non gli interessa neanche particolarmente, perché è una cosa tipicamente trascendente. Certamente il sistema di Schopenhauer è pieno di falle, ma è coscientemente pieno di falle, perché ritiene di non poter costruirsi come un sistema metafisico omnicomprensivo. Quindi i buchi, le cose inspiegabili ci sono, e lui sa benissimo che ci sono, e lo sa che ci sono perché non le può sapere. Forse faccio tempo ancora a dire questo, uno dei problemi è che se kantianamente questa volontà è il fondamento della realtà, è una sola, la negazione della volontà dovrebbe essere il collasso di tutto il mondo, non di un individuo, no? Se gli individui sono la scorza fenomenica, ma la volontà, il fondamento è uno solo, se la volontà si nega ci dovrebbe essere il collasso, il venir meno del mondo, come diceva Hartmann, no? Quello che vi ho citato prima, insomma. E in effetti lui riceve una lettera, una delle poche lettere interessanti che ha ricevuto, di due suoi discepoli, i quali gli pongono questo problema. Dice: ma se la volontà è una, se è il fondamento metafisico e tu ritieni che la volontà possa cessare di volere, allora tutto il mondo dovrebbe essere cancellato. E lui risponde pari pari: ragazzo mio, se io avessi saputo dare una risposta a questa questione, penseresti che me la sarei tenuta per me? L'avrei detta a tutti, ma non so dare una risposta. Quindi da questo punto di vista mi sembra totalmente onesto. L'ultima cosa è questo carattere, a prioristico, trascendente della determinazione morale dell'individuo, questo atto libero,
fa sì che ci sia totale indipendenza fra le determinazioni che l'uomo si può dare. In particolare, il filosofo, colui che ha sviluppato particolarmente l'intelligenza, può essere moralmente malvagio, e le due cose possono essere assolutamente coesistenti. Schopenhauer riteneva che questo, entro certi limiti, valesse anche per lui, e c'è un'espressione famosa che lui ripeteva sempre: non è necessario che tutti i santi siano filosofi, come non è necessario che tutti i filosofi siano santi. San Francesco non conosceva la teoria dell'universo, eccetera, eccetera, ma era un santo, amava le cose, negava la propria volontà. Schopenhauer sapeva benissimo come stavano le cose, ma tutti i giorni andava a mangiare al miglior hotel di Francoforte dove viveva. Bene.